Allora, adesso vediamo NFT, che è un'altra idea che non è molto citata in realtà, anche se a me è capitato di vedere qualche santino, ecco, qualche santino di tipo moderno. Però questa è la rappresentazione, in amuleto in ceramica, ecco, di NFT. Poi c'è anche questa immagine qui. Nefti, lato destro, è Iside, da un rilievo nella terza cappella della tomba di Tutankhamon. Cerco di rinquadrarvelo in maniera un pochino più decente, perché come al solito questa webcam non è il massimo. Nefti veniva in genere rappresentata con le sembianze di una donna, senza particolari attributi, eccezion fatta per il geroglifico con cui la si indicava, indossato come un'acconciatura. Il suo nome in egizio Nebetet significa la signora della casa, ma non si sa di quale casa si tratti, né si sa molto della dea prima della sua introduzione nei miti e gli acolitani. Sembra non fosse mai stato oggetto di culto e non si era ancora scoperto un tempio o un santuario consacrato a lei sola. Nei miti e gli acolitani è figlia di Nut, partorita in uno dei 5 giorni a Pagomeni, vinti dalla madre al dio Thoth. Nonostante fosse la moglie di Set, ella fu sempre leale con i suoi fratelli Osiride e Iside. Aiutò quest'ultima a raccogliere e ad avvolgere in bende i pezzi del corpo di Osiride. E insieme a lei era la piangitrice principale del dio. Allora, Set era un po' la rappresentazione del dio del male, con tutte le cose negative, anche se originariamente lui era un dio protettore delle oasi del deserto, giusto per dare un po' di informazione. La sua collaborazione alla protezione e resurrezione di Osiride, nonché le lamentazioni per il fratello morto, ne fecero in seguito la protettrice dei defunti. Infatti, oltre a essere una delle 4 dee a guardia dei vasi canopi, veniva scolpita sugli angoli dei sarcofagi e sui sacrari per proteggerne il contenuto. In questo caso la si dotava spesso delle ali di un nibbio, simili a quelle di sua sorella Iside. Secondo una leggenda, Nefti si innamorò di Osiride e una notte si recò dal dio, il quale lo scambiò per Iside e fece l'amore con lei. Da questo adulterio nacque Anubis. Niente, concludo qui, ecco, come vedete ho letto l'intro paragrafo.